Benvenuti per le giornate europee dell'archeologia. Ci troviamo nei depositi del Manam con la nostra restauratrice Cristiana Giabbani, che è alle prese con il restauro di una coppa per bere, una Kylix attica. La ceramica attica è la ceramica prodotta ad Atene, che ebbe tantissimo successo, commercializzata in tutto il Mediterraneo antico e acquistata come oggetto di pregio e di valore anche presso i piceni. E vediamo qua che sta proprio iniziando una serie di operazioni che ci faremo raccontare per il restauro di questa coppa. Allora, ci troviamo di fronte a una coppa attica precedentemente restaurata. I vecchi incollaggi non sono più idonei, come vedete i frammenti si sono scollati. Era già stata pulita precedentemente, per cui quello che andiamo a togliere semplicemente con delle 3A, un solvente formato da acqua, alcol e acetone, sono dei residui incoerenti, ma soprattutto polvere. La cosa più complicata davanti a un restauro di questo genere è asportare le colature di vecchia colla. Questa è la gomma lacca che era stata utilizzata, come potete vedere ci sono delle colature più gialle, la vecchia colla che era stata utilizzata per l'incollaggio nel restauro recente. La gomma lacca si scioglie in alcol, per cui saranno necessari degli impacchi mirati per asportarla, diciamo. Dopodiché passeremo al rincollaggio dei frammenti con delle colle più facilmente reversibili che si trovano oggi in commercio per la ceramica. Una particolarità di questo vaso è questo frammento che, come potete vedere, è caratterizzato da coppie di fori che vanno di qua e di là dalla frattura. Questo frammento non si è staccato recentemente, ma fa parte di un problema che questa Kylix ha avuto prima della giacitura. Questi fori servivano per alloggiare delle grappe in piombo. Infatti non vediamo residui né di verde rame né di corrosione del ferro, per cui quasi sicuramente era utilizzato del piombo. Non sappiamo ancora se creassero dei fili di piombo da passare all'interno dei fori o utilizzassero una tecnica con del piombo fuso. Questo vaso doveva avere una certa importanza anche per il defunto. Bene, ringraziamo Cristiana e ricordiamo a tutti la nostra esposizione Rinascite, nuovi restauri dai depositi, presente nei Salone Tibaldi di Palazzo Ferretti, dove vengono esposti appunto per la prima volta reperti dopo gli ultimi recenti restauri. Vi aspettiamo, venite a trovarci. Grazie Cristiana.